Ex fidanzati scomparsi. Giulia lascia Filippo, lui non lo accetta. Gli ex fidanzati scomparsi sono Giulia Cecchettin di Vigonovo, Venezia e Filippo Turetta di Torreglia, Padova. Due ragazzi di 22 anni, studenti di ingegneria all'Università di Padova. Le rispettive famiglie hanno presentato denuncia ai carabinieri e stanno vivendo ore di ansia tra Venezia e Padova. Da sabato sera non si hanno più notizie dei due ragazzi. Gino Cecchettin, il padre di Giulia, ha raccontato che Filippo è passato a prenderla nel tardo pomeriggio. Hanno raggiunto la nave De Vero di Marghera e sono stati visti insieme, l'ultima volta, intorno alle 20 alle MC Donald's del centro commerciale. L'ultimo messaggio di Giulia è stato inviato alla sorella alle 22.43. Il telefono di Filippo è rimasto attivo fino alle 23 al comune di Fossò, non distante dall'abitazione della famiglia dove Giulia vive. Da quel momento, non si sa più nulla di loro. L'auto, una Fiat Punto, non si trova e i loro telefoni risultano spenti. Il padre di Giulia non crede affatto alla fuga d'amore. Sa per certo che, quando ad agosto Giulia ha lasciato Filippo, lui ci è rimasto molto male, non accettava la fine della loro relazione. Non hanno smesso di vedersi i mesi successivi. Con la voce rotta dal dolore, il padre di Giulia ha ricordato che giovedì Giulia deve laurearsi in ingegneria biomedica. Stava organizzando la festa con gli amici. Non era mai successo che si allontanasse in questo modo, senza dire niente. Dopo la denuncia presentata dalle famiglie, è stato avviato il piano per la ricerca di persone scomparse tra Padova e Venezia. Il padre di Filippo ha dichiarato che il ragazzo è uscito di casa intorno alle 17.30-18. Verso le 19.30 ha avvisato la madre che avrebbe cenato fuori, dopodiché non hanno avuto più notizie di lui. Proseguono le ricerche tra Fossò e Vigonovo. Nelle ultime ore, è spuntato un testimone che, sabato sera, ha visto i due giovani in un parcheggio a Vigonovo, in via Aldo Moro, vicino l'abitazione di Giulia. Il testimone è un residente della zona. Era uscito per fumare una sigaretta e li ha visti litigare sotto casa di lei. In seguito, Filippo l'ha trattenuta portandola via con la forza, allontanandosi a bordo dell'auto. L'uomo ha subito avvisato i carabinieri ma, quando sono giunti sul posto, l'auto non c'era più. Che ne pensate di questa duplice scomparsa? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.